Buonasera siciliani e siciliane e bentornati al TG Antudo. Oggi iniziamo con una notizia esilarante che riguarda l'ANAS, l'azienda concessionaria della rete stradale e autostradale di interesse nazionale, ha combinato un vero e proprio pasticcio. Siamo in provincia di Messina, sul lato ionico. Qui l'ANAS, nel rinnovare la segnaletica verticale, ha fatto non poca confusione con la posa di cartelli stradali che indicano i nomi e quindi l'inizio o la fine di alcuni comuni. Siamo sulla statale 114 e se un abitante e conoscitore della zona la percorresse, arrivando dalla direzione di Catania, verso nord si accorgerebbe che c'è qualcosa che non va. Gli strafalcioni riguardano Le Toianni, Santa Teresa Riva e Sant'Alessio Siculo. In particolare a Le Toianni i cartelli di inizio e fine paese, per chi arriva rispettivamente da Catania e Messina, sono stati posti 2,8 km prima del confine reale del comune. Per Sant'Alessio Siculo invece l'errore è di 1 km e la fine del paese a nord il cartello neanche c'è. Qui manca anche quello che dovrebbe segnare l'inizio di Santa Teresa Riva. E poi, dulcis in fundo, c'è il curioso caso del paese scomparso dalle mappe dell'ANAS. Parliamo del comune Forza d'Agro, i cui segnali non sono stati neanche posizionati. Per l'ANAS il paese non esiste. Una brutta figura a cui l'azienda sta già rimediando, ma che senza dubbio farà ridere gli abitanti dei comuni interessati ancora per un po'. Cambiamo adesso argomento, ma restiamo nella provincia di Messina perché a Milazzo in questi giorni si è acceso il dibattito sulla gestione del porto da parte dell'autorità portuale. L'amministrazione comunale qualche giorno fa ha comunicato, attraverso una nota stampa, di aver aperto una vertenza porto, coinvolgendo anche tutte le forze politiche presenti in consiglio comunale, senza distinzione tra maggioranza e opposizione. La questione riguarderebbe l'illegittima appropriazione dell'autorità di sistema di aree del porto che sarebbero così state sottratte ai cittadini. Il sindaco Pippo Midili si è espresso sul tema in maniera molto netta. La normativa vigente in materia consente al Comune di incidere su ciò che riguarda la gestione dell'area del porto, sia sul piano regolatore generale interno, sia per quello esterno, l'area dell'autorità di sistema portuale. Negli ultimi anni si è pensato che il Comune non fosse interessato ad avere voce in capitolo, ma adesso di certo non è così. Anche alcuni consiglieri comunali sono intervenuti sulla questione, concentrandosi in particolare sull'assurdità del fatto che i milazzesi non possono più entrare in via Luigi Rizzo e nell'area del Porto Marullo, al contrario di chi ha delle imbarcazioni ormeggiate presso il pontile. Un'area di cui, secondo i consiglieri, i milazzesi sono proprietari. Ad esempio, si fa riferimento al fatto che il molo Marullo sia stato realizzato con i soldi degli abitanti del comune. E adesso però se un cittadino vuole entrare non può farlo, e questo vale per tutte le aree legate all'attività dell'autorità portuale. Nessuno può permettersi di prendere impegni e non mantenerli, ha concluso Midili, e per questo chiedo alle forze politiche e agli operatori locali di dar vita ad una società di sistema che stabilisca cosa fare. Il primo cittadino ha chiesto la convocazione di un consiglio comunale straordinario per assumere le prime decisioni. Io con questo chiudo l'edizione di oggi e vi do appuntamento a domani, sempre alle 19, e replica alle 20 e alle 21:45 su TVM, al canale 18 e Digitale Terrestre.